Nessun diavolo per capello oggi fra parrucchieri e clienti, anche dopo l'entrata in vigore dell'esibizione obbligatoria del Green Pass. La misura resterà in vigore almeno fino al termine dello stato d'emergenza, fissato al 31 marzo, salvo proroghe. Acconciatori e barbieri non sembrano essere troppo in difficoltà e anche i clienti, raccontano, sono disponibili a mostrare il Green Pass. È il primo giorno in cui si può e si deve esibire il Green Pass base anche per andare dai parrucchieri, così come altre attività, altri servizi alla persona. Ma diciamo che le persone con molta naturalezza già sapevano comunque della comunicazione del 20 di quest'oggi dei controlli del Green Pass e devo dire che non abbiamo avuto fino adesso problemi e andremo avanti così con la possibilità di offrire comunque il nostro servizio anche con questa gestione del Green Pass. A fronte di alcuni clienti un po' potrebbe far pensare anche un ostacolo, però come misura di sicurezza, visto anche diciamo la crescita di questa pandemia attuale, forse una misura un po' più ristretta, anche se per breve tempo potrebbe essere anche un qualcosa di buono. Naturalmente ricordiamo che il Green Pass base si ottiene anche con un tampone e quindi oltre al costo ovviamente del parrucchiere, chi ha deciso di non vaccinarsi dovrebbe affrontare appunto anche il costo del tampone. Questo rischia di allontanare le persone non vaccinate dal vostro negozio, dalla vostra attività. Ma io credo di no invece, perché credo che le persone possano tranquillamente mettersi, diciamo, a fronte con questo tipo di regolarità e anche per coloro che non sono vaccinati col fatto del tampone ci permettono comunque sempre di poter lavorare ugualmente. Qualcuno ci ha detto, ma i parrucchieri, loro, ce l'hanno il Green Pass? Sì, noi siamo stati comunque i primi, anche perché il discorso del controllo che oggi stiamo cominciando con i clienti, per noi già era stato eseguito anche da parte dei dipendenti, e siamo regolarmente tutti vaccinati. Ecco. Io il titolare ho l'obbligo di dover creare comunque la verifica a loro. Possiamo essere anche noi controllati da esponenti esterni che si occupano appunto di questi controlli, anche qui da noi sono passati una volta per i controlli per i dipendenti. Credo che la cosa proseguirà anche con i clienti, quindi la massima attenzione, ecco, quello che dico anche ai miei colleghi, di fare queste verifiche, di superare questo dolce momento, sperando che tutto ritorniamo a poter lavorare, diciamo, come prima, ecco.